noi siamo quelli, loro fate attenzione che anche noi parliamo di Brizzi, ma non lo siamo. Hai contatto? Devi chiudere. No, no, vuoi? Come sì, 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 no, ti metto di qua. No, no, scusa. All'aria aperta, dopo fecero il mercato coperto, insomma si sono spostati, però il nome è rimasto. Dal punto di vista chiaramente del periodo storico, tutto quello che vedete intorno non ha più nulla del periodo, diciamo, di Gesù, si riuscite a vederlo? Sì. C'è una colomba, la vedete? Sì, sì, sì. Quella lì, una colomba consumata, un po' sporca, ma si riesce ancora a vedere. Il tutto avvolto da due angeli con il mantello. Cos'è? In realtà è una rappresentazione del Padre Eterno. È il Padre Eterno con la colomba, lo Spirito Santo, Gesù, quindi è la Santissima Trinità. La Santissima Trinità, perché la Chiesa, la cosa particolare cos'è? È il Padre Eterno raffigurato, non è molto, non è molto facile vederlo dipinto, ma addirittura sconvolgendo, no? Non va a vedere. È una cosa molto particolare, molto abbiamo di farci presentare. Poi ci sono questi altri due elementi, vedete questa Madonnina qua sul lato, proprio all'esterno? Vedete, sì, se la vedete. Sì, sì, sì. E dall'altra parte vedete un angelo? Sì. Quello è l'angelo Gabriele, cioè la Madonna, la luce. L'annunciazione, il momento iniziale, vedete, allora sì, e qui c'è anche uno stacco recente, se vuole. Auguri a tutte le donne! Se tutte le donne si mettiamo a la torta per una fotografia, andiamo, dai! No, aspetta, deve stare là. Vai. Beh, su WhatsApp, dai, dai. Ha fatto. Delle gambe di un uomo in maniera che si potesse scendere giù. Tutto questo nel 1997-98 era stracolmo di materiali di Gesù, vi dicevo, del 1500, quindi evidentemente negli anni è continuato a diventare fossa praticamente per materiali di quello che potete sapere di però ha avuto un impatto anche molto forte sull'immagine della grotta, assolutamente naturale, però in parte anche lavorata dall'uomo. Allora, innanzitutto partiamo dal nome Conte Uscino, che viene dal nome Plinio il Vecchio. Come conoscete, Plinio il Vecchio è un grande geografo, storico, naturalista, molto anche estigito. Non ce n'era un altro. Ce ne sono altri. Ce ne sono altri tre, simili a questo, con queste caratteristiche, ma sono molto più piccole. E non hanno avuto la, diciamo, l'abitudine, insomma, di animali di storia. Tutto ciò che conosceva, che aveva visto con i suoi occhi, oppure gli era stato raccontato,
Ajax, che è il re di Sparta del periodo. Lui viene qui da noi, diciamo, ad attaccarci, e la storia, ci sono addirittura due fonti, di Diodoro Siculo e di Tucidide, che parlano della morte di Archidamo III sotto al popolo. Cioè, i messapi non avrebbero mai conservato, mantenuto, sarebbe stato uno sfregio, una cosa troppo forte. C'erano per fortuna delle regole ben precise, quindi avranno sicuramente restituito il corpo. E c'era qualcosa che... Ecco perché mi piace proprio scherzare con voi, perché bisogna anche questa sera divertire. Proseguiamo di qua. Non vi preoccupate. Nel convento di Sant'Antonio, Saint-Étienne, no, Saint-Antoine, insomma, io lo so in francese, però di Francia, siamo nel bassa Francia, praticamente in questo convento, che era di Sant'Antonio Abate, era l'allevamento dei maiali. Addirittura si dice che questi maiali potessero scorazzare liberi per... Invece no, perché si rispettava il fatto che quello maiale era del convento. Quindi anche per questo motivo, diciamo, viene chiamato il fuoco di Sant'Antonio. Poi ci sono altre immagini, queste che siete già piuttosto orientali. L'immagine degli eremiti, l'immagine dell'architettura, siamo due navate a destra e a sinistra e due absidi, quindi due Maddalena. Ma dalla parte opposta, non a caso, abbiamo la Santa Maria egiziaca. Questa santa